percorsi letterari di Alessio Barettini. Ben ritrovati cari amici di Caffè Italia, oggi vi voglio parlare di un altro tra i miei romanzieri preferiti. Si tratta di Martin Amis, inglese, figlio d'arte, figlio di Kingsley Amis, altro grande scrittore. Il romanzo di cui vi voglio parlare oggi è anche in questo caso, come la settimana scorsa, un romanzo minore dell'autore. Si chiama Il treno della notte ed è a tutti gli effetti un romanzo in cui l'autore inglese, che normalmente si confronta con tematiche più ad ampio respiro della società contemporanea, qui si confronta invece col genere giallo-noir. E in particolare però è un giallo noir condotto con grande maestria, non lontano da certi lavori di Simenon, che colloca la storia che racconta su un piano effettivamente non tanto della criminologia spicciola quanto direi più di una riflessione sull'animo umano e sulle sue possibilità. Il protagonista è il detective Mike Julian, una donna alta 1,80 m, decisamente volitiva e massiccia, che ha davanti a sé la risoluzione di un caso, la necessità di risolvere questo caso di una vecchia amica che l'aveva aiutata in passato. Una donna che si chiama Jennifer Rockwell e che si è sparata e che è stata trovata nella propria camera completamente nuda. E questo suicidio di questa donna decisamente felice nella sua vita, di una donna che appartiene a una famiglia altolocata, con un matrimonio ineccepibile, con un lavoro pieno di soddisfazioni, e di fatto stride con il appunto personaggio che sembra invece non avere nulla di cui potersi lamentare, e pertanto la detective inizia a indagare cercando di aiutare il padre, che era un pezzo grosso della polizia con cui lei aveva un credito di riconoscenza. Mike Hooligan, diciamo che ha così in un certo senso carta bianca per poter trovare il colpevole, appunto anche passando attraverso vie non del tutto legali, diciamo non del tutto ortodosse per quanto riguarda le procedure. Quello che accade in questa ricerca di un colpevole, di una spiegazione diversa alla morte per suicidio, che appunto nessuno si aspetta possibile, plausibile, è un insieme di strade che le indagini di Mike Hulihan mostrano, praticamente tracce possibili che di fatto ci si rende conto man mano che tutto potrebbe essere plausibile, che a fronte di un suicidio di questo tipo, a fronte di una morte di questo tipo, i moventi si sprecherebbero. Una bella donna, appunto, potrebbero esserci ragioni di gelosia, ragioni di invidia sul lavoro, ragioni legate a un segreto, ragioni legate a una delle incomprensioni con il marito, e tuttavia tutto questo finisce sempre poi per scontrarsi in una dimensione più grande che riguarda proprio anche la posizione mentale del detective che indaga proprio sulla scelta di questa donna di morire, perché si chiede mai Julian perché mai una donna così felice dovrebbe decidere di uccidersi, una donna intelligente, fortunata. E in realtà la ricerca di un movente, come ci insegna Martin Amis, può anche portare a un'assenza di movente,
quasi come se in qualche modo, man mano che si cercano le ragioni di un fatto inspiegabile, quale che esso sia, suicidio o meno, probabilmente ci si finisce sempre per scontrare con una sensazione di rassegnazione, quasi come se nessuna ipotesi possa mai spiegare del tutto una simile scelta. E in realtà la questione relativa a questa morte che tocca in prima persona il detective proprio in virtù di un passato difficile che il detective ha e si porta dietro, e si rende conto che appunto c'è qualcosa che non torna, quasi come se in un certo senso davanti a un caso così inspiegabile, che può essere ovviamente anche significativo di altro, le spiegazioni, le motivazioni in qualche modo finiscano per essere valide solo per chi le vuole vedere, quasi come se dietro una motivazione simile, dietro una scelta simile, ci siano non una ma mille ragioni, almeno una per ogni persona che sente la mancanza, in questo caso, della donna morta, oggetto delle indagini del detective e di questo romanzo di Martin Amis, Il treno della notte. Un caro saluto a tutti. I percorsi letterari di Alessio Barettini.